Dopo aver visitato l'inferno, Virgilio ed io abbiamo attraversato il fiume Stige, dove nelle sue paludi erano immersi nel fango dei racconti, coloro che in vita non seppero dominare i loro istinti di rabbia. Ma io dovevo uscire dall'inferno, e allora la mia guida Virgilio mi indicò la strada da seguire, passando dalla bocca del vulcano. Le lingue di fuoco di notte offrivano uno spettacolo terrificante, ma nello stesso tempo affascinante. Ma Virgilio conosceva una strada per uscirne senza essere lambiti dalle fiamme. Ed eccoci fuori, uno spettacolo meraviglioso mi attendeva. Il mare che circondava il vulcano era stupendo, calate laviche e montagne di candida pietra pomice si immergevano nelle acque cristalline, creando un contrasto incredibile. Uno spettacolo della natura unico al mondo. La trasparenza dell'acqua lasciava incantati, lasciando trasparire i colori della roccia e delle grotte, a volte sommerse. Ma il mio viaggio doveva continuare, e così, dopo una lunga traversata, avvistavo finalmente terra. Una città che quasi sembrava abbandonata. Quasi una fortezza. La costa che la circondava era davvero stupenda. Lasciata la fortezza, costeggiavo il lungo tratto di mare che offriva uno spettacolo fantastico. La costa degli dei. Spiagge bianche, rocce colorate, vegetazione lussureggiante, mare cristallino, veramente qualcosa di meraviglioso. Ma dovevo raggiungere la spiaggia di Capo Vaticano e lo scoglio della Galea per chiedere a Nettuno il segreto dell'eterna giovinezza. Ma una bufera con onde altissime, flutti incredibili ed un vento che spazzava il mare improvvisamente mi colse. Ma più che i flutti e la tempesta mi sconvolse un lamento terrificante ed un pianto che proveniva dal mare. Sentivo una voce e non capivo cosa fosse, ma la fatica del viaggio mi fece improvvisamente entrare nel regno di Morfeo e svenni. Ma nel sonno il pianto e i lamenti di questa donna continuarono. Poi mi apparve un vecchio con una lunga barba bianca e dal volto segnato dalla fatica, dal sole e dal mare, che si avvicinò ed incominciò a raccontarmi. Non meravigliarti per il pianto che proviene dalle onde, è quello di Donna Canfora. Lei era una giovanissima nobildonna, bellissima ed affascinante, ed era sposato con un valoroso principe che era partito per la guerra, ma dopo tanto tempo non era ancora tornata. Lei era innamoratissima del suo sposo e, nonostante la lunga assenza, non aveva nemmeno mai pensato di tradirlo e dare la sua virtù ad altri. Un giorno una nave di turchi sbarcò alla marina.
Quella volta i turchi non avevano cattive intenzioni, ma solo quella di vendere le loro preziose mercanzie. Tessute, delicate sete, collane, ori, gioielli e vestiti meravigliosi. Tutto venne esposto sulla spiaggia e gli abitanti accorsero per ammirare queste preziose mercanzie. E anche Donna Canfora, accompagnata dalla sua serva, arrivò e fu subito notata dal capitano del caicco turco, il bellissimo principe Asmir. Madonna Canfora, incurante dei sguardi di ammirazione del principe Asmir, aveva già fatto i suoi acquisti e se n'era andato lasciando alla sua serva le incombenze di pagamento. Allora il principe avvicinò la serva e le disse: «Vai a richiamare la tua padrona e dille che le mercanzie esposte sulla spiaggia sono quelle di minor pregio, quelle per il popolo, mentre sulla nave riserviamo le più belle, destinate ai nobili. Se la porterai da me sulla nave, avrai per ricompensa un prezioso anello». E così avvenne. Donna Canfora venne attirata con l'inganno sulla nave e mentre era intenta ad ammirare i gioielli, le stoffe, le mercanzie esposte nella stiva del caico, questo ripartì. Quando si accorse dell'inganno, era troppo tardi. E capì subito che il vero scopo del principe era quello di possederla. Allora, con un balzo, dopo essersi ricoperta di preziosi ma pesanti gioielli, si gettò nel mare e sprofondò nell'abisso per non dare la sua virtù al bello e malvagio principe e restare così fedele al suo sposo. E Nettuno, il dio del mare, onorò il sacrificio di Donna Canfora, facendo rivivere nelle notti di tempesta il suo lamento e il suo pianto, per ricordare ai marinai di non fare i furbetti quando arrivano nei porti e cercano di farsi le donne degli altri marinai che sono partiti prima di loro. Vi ringrazio di aver visto il video fino qui. E se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, un commentino qua sotto e soprattutto iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!